Coppie omosessuali e chiesa, la risposta alle polemiche, questo è il titolo, uno dei titoli che è stato dato a uno speciale che Famiglia Cristiana, numero di gennaio 2024, è ancora in edicola, ci diceva poco fa Innocenzo Pontillo che è con noi in collegamento, ci fa anche vedere il numero. Ciao Innocenzo intanto, Progetto Jonata, bentornato, ciao. Salve a tutti. Allora, dicevo, i nostri affezionati ascoltatori e ascoltatrici già ti conoscono, ci sentiamo abitualmente con te, Innocenzo, in occasione sempre delle veglie di preghiera contro l'omofobia di maggio. In questo caso però ti abbiamo contattato perché tu sei uno dei protagonisti, insieme a tuo marito, ma ci sono anche altre coppie che sono state intervistate, contattate appunto da Famiglia Cristiana per uno speciale dedicato proprio al rapporto che c'è tra la Chiesa Cattolica e la parte, diciamo, la sfera dell'inclusione, in questo caso inclusione di persone omosessuali. Quindi raccontaci un po' come è nata questa richiesta e che cosa è successo. Ecco, come mai secondo te Famiglia Cristiana ha voluto approfondire ancora di più questa tematica? A me sembra comunque una bella cosa, un bello spirale di apertura, che dici? Allora, nella Chiesa Cattolica in questo momento, dopo la dichiarazione fiducia supplicant, che praticamente va a permettere la benedizione delle coppie regolari e anche omosessuali, e c'è tutta una discussione se sia il caso, chi è d'accordo, chi la vede un po' troppo una cosa troppo azzardata, eccetera eccetera, chi è a favore. Teniamo presente che 2 anni fa, sempre dalla Chiesa Cattolica, era arrivata una dichiarazione esattamente il contrario, che diceva che nessuna benedizione poteva essere data a queste coppie. Perciò potete immaginare che nella Chiesa Cattolica, che in realtà è mondiale, ci siano posizioni diversissime, e anche nella Chiesa italiana altrettanto. Questo ha fatto sì che anche le riviste cattoliche, a sorpresa, perché normalmente non entrano in queste polemiche, hanno cercato di capire un po' questo tema che normalmente non viene trattato. Famiglia Cristiana perciò ha deciso di fare questo speciale in cui, dice il direttore proprio all'inizio del giornale, ha voluto dare la parola a delle coppie e a quegli operatori pastorali, preti, suore, che li accompagnano, per capire un pochino nella realtà. Lui ha parlato a incontrare le persone ai crocicchi delle strade, un po' come dice Papa Francesco. Perciò nella realtà, quello che significa essere coppia, essere uniti in unione civile, essere anche benedetti. E casualmente ci siamo trovati io e il mio compagno, che siamo in unione civile ormai da ormai 3 anni, però siamo insieme da più di 20, e ad essere invitati a raccontare la nostra storia, che è un po' particolare, nel senso che negli ultimi anni noi abbiamo cominciato, ci siamo conosciuti più di 20 anni fa. Quando ci siamo conosciuti noi e ci siamo messi insieme, abbiamo iniziato questo cammino insieme, la convivenza, abbiamo fatto il coming out insieme con le nostre famiglie. All'epoca nella Chiesa Cattolica non c'era posto per le persone omosessuali e men che mai per le coppie, insomma. E, essendo impegnati comunque nelle varie iniziative, comunque in parrocchia, abbiamo sempre stranamente incontrato sacerdoti e suore che ci hanno accompagnato in realtà nel nostro cammino. E man mano che passavano gli anni, questo cammino è diventato sempre più, non eravamo delle mosche bianche, ma anche in altre realtà, altre parrocchie hanno fatto la stessa cosa con altre coppie. E Famiglia Cristiana perciò cosa ha fatto? Ha cercato di raccontare il cammino ordinario di una coppia come la nostra, come un'altra coppia di ragazze di Roma, e poi ha chiesto a Sor Fabrizia, a Don Bigalli e a una coppia di genitori con figlia omosessuale, che è impegnata in diocesi proprio nell'accoglienza delle persone omosessuali, diocesi di Firenze, il perché di questo cammino, perché per loro è importante portare la loro esperienza. Per noi è un momento anche molto particolare per la nostra coppia, cioè per me e il mio compagno Carlo. Perché da un annetto la parrocchia che abbiamo di fronte casa
e da quando la diocesi fondamentalmente ha iniziato la pastorale ufficiale per le persone omosessuali, noi viviamo, ci siamo inseriti stabilmente in questa parrocchia, nel coro, in varie attività, vivendo con grande gioia questa cosa, perché essere cristiani significa vivere un cammino di comunità. Certo, ecco, di partecipazione. Vivere il cristianesimo. Vivere il cristianesimo in privato, ecco, diciamo, è un po' una mancanza grande, ecco, cioè che uno vive. Recuperare un'esperienza di comunità ordinaria, dico, come raccontavo alla giornalista, perché il documento della Chiesa Cattolica, in realtà, in cui alla fin fine c'è la possibilità di benedire anche le coppie omosessuali, in realtà specifica tutta una serie di cose che fanno vedere anche la difficoltà della Chiesa Cattolica di comunque di parlare di questo tema. Sicuramente non deve essere una benedizione alla coppia, è una benedizione alle persone, non deve durare più di 15 secondi, deve essere fatta fuori dalla Chiesa, con tutta una serie di prescrizioni che rovinano, diciamo, la gioia iniziale, che fanno capire anche la difficoltà di una Chiesa cattolica universale che ha insieme sia la Chiesa tedesca, che chiedeva da tempo di benedire ufficialmente le coppie, visto che loro già lo fanno, e di alcuni pastori anche in Italia e in altre parti d'Europa che normalmente lo fanno. Io stesso col mio compagno, dalla nostra comunità e dai nostri sacerdoti e suore che ci accompagnano, quando mi ha fatto l'unione civile, il pomeriggio dopo l'unione civile c'è stato un momento di benedizione. Che poi la benedizione che cos'è? Cioè, nel senso, è la comunità che sta intorno a te, con cui tu cammini, comunità cristiana, che prega per la nuova coppia che si va a formare e che inizia questo cammino insieme. No, questo è il senso profondo, ecco, certo, che abbiamo sempre Innocenzo, dato. Mi sembra però che ci sia, no, quasi uno mi sembra di percepire quasi uno scollamento tra quella che è la quotidianità, la realtà, che poi appunto anche tu testimoniavi aver vissuto, quindi quasi come se fosse naturale, ecco, ci fosse un percorso molto più naturale, molto più semplice nella realtà rispetto invece a quelli che sono probabilmente gli alti meccanismi, le regole, ecco, che forse fanno davvero fatica, come dicevi, a modificarsi, a cambiare, e quindi si crea, no, questo doppio binario che però viaggia a velocità estremamente diverse. Questo è anche molto complicato poi da unire in un contesto di fede. Sì. Tieni presente che io quando parlo di Chiesa cattolica, in realtà secondo me è più corretto parlare di chiese cattoliche, nel senso che effettivamente ogni comunità, ogni parrocchia, ogni diocesi, ogni conferenza episcopale di ogni paese ha delle aperture e delle chiusure su questo e tanti altri temi nella vita normale che vanno oltre i documenti. Paradossalmente questo documento, che dopo 2 anni che ha detto non si possono benedire assolutamente le coppie, dopo 2 anni afferma il contrario, lo fa perché nella realtà va a sanare una situazione che si era creata con chi con sacerdoti, vescovi che proibivano assolutamente questa cosa, e nella pratica ordinaria che invece avveniva. Perciò paradossalmente, pur con tutte le fatiche, perché mentre c'è questo documento va detto che in Africa i vescovi hanno detto che non esiste, non applicheranno mai questo documento, perché lì c'è un'omofobia ormai diventata parte della società africana da cui non se ne esce, come in altre parti del mondo, penso al sud-est asiatico, paesi anche dell'est, voglio vedere in Russia chi l'applicherà mai un documento anche se cattolico. Perciò è un documento che farà fatica, perché si scontra anche con processi anche di comprensione della realtà umana diversa, cioè l'Europa, sicuramente l'America del Sud e del Nord non sono su certi temi allo stesso livello di altre parti del mondo. Però penso che sia anche il futuro, cioè questa possibilità nella Chiesa Cattolica che ci siano più strade, cioè siamo tutti in comunione, e vabbè, chi ha fatto un cammino che permette di fare un passo ulteriore è giusto che lo faccia, anche nella Chiesa evangelica, anche in quella valdese, quando si è approvata, certo, la benedizione, si è detto che poi ogni chiesa poteva decidere, ecco, se procedere in questo, insomma, almeno all'inizio fu ribadito questo passaggio che a me colpì molto
e giustamente perché è legato molto alle comunità. Questo lo voglio far capire perché effettivamente uno pensa alla Chiesa Cattolica come il monolite. Sì, sì, ecco, sì. Con Papa Francesco, questo monolite, Papa Francesco, con tutti i limiti che può avere un Papa, ha cercato di permettere almeno delle velocità diverse. Mm. Sì, sì. Il documento, perciò, per chi lo legge, sono d'accordo con te, non le parole usate, certi passaggi non sono simpatici da leggere, anche se poi il risultato che portano è un risultato in apertura, per dire chi vuole proceda e vediamo cosa succede. Certo. Dio non opta questi temi, insomma, ecco, fondamentalmente. Sì, è vero. E molto... ricordiamoci che... No, prego, prego, volevo solo dire, Papa Francesco ha ribadito questo concetto, è molto bella la frase che ha detto, comunione di amore inclusivo, cioè davvero un andare al di là, ecco, in questo senso, di quello che ci può separare, se però guardare a questo grande cappello che dovrebbe accogliere tutti e tutte, che è quello appunto dell'amore, che va al di là di qualsiasi differenza. Innocenzo, in realtà non ci resta che invitare le persone, a questo punto le abbiamo, credo, incuriosite, ad andare a sfogliare questo numero che ci fai vedere, eccolo qua, Famiglia Cristiana, numero di gennaio 2024, con il titolo appunto dedicato a una chiesa in ascolto, omosessuali credenti, una chiesa in ascolto. Che dire, grazie a te per essere stato con noi come sempre. Grazie a voi. E buon lavoro, noi ci risentiamo se non prima, sicuramente in vista, insomma, del 17 di maggio. E tra l'altro adesso, ricordiamolo, è momento di scelta del versetto, il versetto che guiderà le preghiere contro l'omofobia, quindi si può votare online come sempre, come ogni anno, e come ricordiamo appunto anche con il progetto Jonata, tutti e tutte possono andare a scegliere il versetto che preferirebbero essere guida e fil rouge per le veglie di preghiera. Grazie Innocenzo, a presto allora. Grazie a voi. Buon lavoro. Buona giornata.